Buongiorno, siamo in diretta, perfetto, vediamo se ci siamo, ciao a tutti, perfetto, così dovremmo esserci. Allora, vediamo, siamo qui, mettiamo il nostro timer, ok. E siamo pronti ad allenarci. Grande, ciao Eva, grande, ben alzata. Allora, venerdì mattina ci alleniamo, pure energy, ok, grande allenamento facciamo anche oggi, allenamenti ed esercizi a corpo libero ad alta intensità, ma adatti a tutti. Ecco, dovreste vedermi bene così. Perfetto, ma dove ci vediamo? Ok, dunque siamo pronti ad allenarci in modo da essere belli tonici per tutto. Allora, vediamo qui. Ok, siamo pronti, ci alleniamo e siamo a posto per tutto il fine settimana. Bravissimi. Allora, come dico sempre, io uso i prodotti Elenervit, ho messo i sali, però va benissimo anche la bottiglietta d'acqua, ok? Ci reidratiamo e idratiamo prima e durante. Allora, siamo pronti, cominciamo i nostri esercizi. Perfetto. E cominciamo con i flutter. Ok? Dunque andiamo così, così. Perfetto. Se mettete le mani qui, sentite i quadricipiti che lavorano. Con le mani qui, ci siamo. Bravi, bravi, così. Così, così, bravissimi, bravissimi, perfetto, bravi, flutter, flutter, e diamo un segnale al fisico, su bene con le spalle, ok, perfetto, recuperiamo in questa posizione, recuperiamo così, ci alleniamo assieme anche oggi, oggi non c'è il sole, però è un po' nuvoloso, dai, dai, dai. Diciamo che anche un po' di pioggia laverebbe via un po' e pulirebbe l'aria, le strade, eccetera, però per il momento se ne parla, domani ci sarà il sole di nuovo. Perfetto, flutter fix questo. Allora, anche qui andiamo, portiamo gamba in avanti, mani sotto le ginocchia, così, così, e diamo bel segnale, ok, perfetto. Spingiamo in avanti, così, 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 perfetto, spingiamo, bravi, bravi, ci siamo, così, così, ok, perfetto, bene, ora recuperiamo sempre ben distesi, bravi, recuperiamo sempre così. Adesso andiamo a fare 3 round di barchetta. Barchetta, grande esercizio di isometria. Dunque, ci mettiamo nella posizione e rimaniamo in quella posizione in modo da dare un segnale al fisico che stiamo facendo qualcosa di importante. Ok, dunque, da qui, su. Andiamo a chiudere il più possibile, potete aiutare. Ok, poi portiamo i palmi delle mani ben distesi, così, bravi. Così, palmi rivolti verso l'alto, chiudete, ok. E tornate così, bravissimi, palmi rivolti verso l'alto, respiriamo, bravissimi, bravissimi, così, così, perfetto. Ok, nel secondo round e nel terzo andremo a portare, nel secondo adesso faremo anche il secondo step, alzeremo le braccia sempre perpendicolari al pavimento, ok, sempre partendo dalla posizione, cerchiamo di chiuderci il più possibile, sentiamo che lavora il retto addominale e poi ritorniamo nella posizione, ecco, benissimo, 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 così. Dunque andiamo su, posizione di partenza, questa, così, chiudiamo, ci portiamo alla posizione di partenza e poi da così portiamo sulle braccia.
Allora, se andiamo a chiudere, portiamo indietro le braccia, se andiamo a aprire un po', portiamo le braccia in questa posizione. L'importante è che le braccia rimangano sempre perpendicolari al pavimento. Bravissimi, così, così. Bravi, bravi. Perfetto. Ora, nel terzo round, andremo sempre, praticamente, la partenza, chiudiamo, portiamo i palmi verso l'alto, braccia ben distese, ok? E andiamo a chiudere. Dopo 10 secondi portiamo sulle braccia, secondo step. Nel terzo step, dove andremo a vedere la barchetta in full position, allungheremo le gambe e con le braccia ben distese andremo indietro. Ok, allora, questa è la posizione in partenza, abbiamo detto. Questa è la barchetta, si possono fare da 4 a 6 round, anche mantenere questa posizione in isometria. Grande esercizio. Dopodiché, da questa posizione, passiamo su. Ok? Dunque abbiamo detto, perpendicolari, le braccia al pavimento. Nella full position, allungo le gambe e porto indietro le braccia a 45 gradi. Ecco, questa è la barchetta in full position. Perfetto. Mantenere così più round non è semplicissimo. Ok? Bravissimi. Grande Stefe, grande Stefano, stai allenando, poi vai in bici, mi raccomando. Grande Stefano, saluto la Gioia, Chiara, Nando, grandissimi, Max, bravi. Allora, adesso plank, primo plank hold, classico, questo è un plank dove dovete essere più confident possibile. Dunque, giù le braccia, da qui, glutei contratti e portate il bacino in avanti, state belle gobbi, ok? E dunque vedete questa posizione, così, così, bravi, benissimo, benissimo, perfetto, siamo nella posizione corretta, perfetto così, ok, ok, giù. Ora, nel prossimo round andremo a fare il plank con le braccia distese. Plank con le braccia distese dobbiamo imparare a farlo veramente bene, essere confident, perché è la base di molti altri esercizi, sia plank dinamici che statici, ok? Dunque cerchiamo di diventare confident soprattutto con questo tipo di plank. Braccia ben distese, vado indietro con la gamba, alzo, glutei contratti e sono così, ok? Dunque porto bene giù le braccia, spingo giù con le spalle, perfetto, così, così, bravissimi, bravi, ok, ok, mi tengo in questa posizione, glutei contratti, giù, giù, bravi, perfetto, così, provo sempre un po' l'elasticità, ok? Dunque, ora andiamo adesso con un altro plank, poi magari riprenderemo la prossima settimana, vi farò rivedere plank all'uomo ragno, alla Tom Cruise. Adesso andiamo a fare praticamente un slancio sempre in plank, però alzando una gamba alla volta, prima una e poi l'altra. Dunque, posizione di plank classico, andiamo indietro così e poi spingendo con la punta del piede alzo il piede opposto, cioè faccio questo, ok? Faccio questo. Qui farò lavorare molto il gluteo, farò lavorare l'ipsoas, farò lavorare praticamente il bicipite femorale. Vedete, spingo verso su, da qui punto la punta del piede e alzo l'opposto. Bravissimi, piano piano riusciremo a diventare confident anche con questo. Bello esercizio. Ora, plank tap. Abbiamo detto che prendiamo confidenza soprattutto con il plank a braccia distese e la partenza adesso è questa. Plank a braccia distese e dunque da questa posizione porterò la mano sulla spalla, ok? Pronti e andiamo. Tap, tap, tocco, sposto. Sposto il bacino e tocco, sposto il bacino e tocco, così, così,
Perfetto. Sposto e vado su. Così, su, su, perfetto, su, benissimo così, 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 su, su. Ne faremo due round, ok? Vado a toccare la spalla e giù. Bravi. Questo esercizio già ci fa capire che un plank dinamico fa alzare l'intensità e andiamo praticamente a coprire tutta la muscolatura, perché da qui dobbiamo comunque spostare leggermente il bacino, prendere confidenza con questo, ok? Bravissimi, bravissimi. Pronti? Andiamo da qui, vedete, porto su e tocco, porto su e tocco, così, così, bravi, su, 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 tocco, sposto il bacino e tocco, sposto il bacino e vado su, tocco, tocco la spalla, cioè faccio percepire peso del corpo e soprattutto lo rendo dinamico, ok? Benissimo, bene, 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 bene. Ora andremo a fare l'esercizio su la dinamicità, sempre adesso ci mettiamo in una posizione di plank, sempre a braccia distese, solo che divarichiamo le gambe, allarghiamo le gambe e andiamo ad incrociare, mano destra toccherà il piede sinistro, mano sinistra toccherà il piede destro, ok? Pronti? Andiamo da qui, su e tocco, tocco. Allora, mi va bene se tocco la punta del piede, mi va bene se tocco la suola e mi va bene se tocco il tallone, ok? La seconda. L'importante è che per qualche frazione di secondo rimaniamo sempre su due punti d'appoggio, ok? Bravissimi, bravi. Ok, così, così, così. Perfetto. Nel secondo round, sempre plank dinamico, andremo a fare l'hand dog, cioè porterò braccio e gamba opposte in estensione, ok? E conteremo 2 o 3 secondi, così cerco di variare, così potete vedere che 2 o 3 secondi non c'è molta differenza, ma bisogna essere confidi. Dunque, pronti, spingo ben indietro con la gamba e il braccio in avanti e vado giù. Spingo 1, 2 e giù. Spingo 1, 2 e vado giù. Spingo 1, 2, 3 giù. Spingo 1, 2, 3 giù. E così, ok? Ok. Su 1, 2, 3 giù. Su 1, 2, 3 giù. Benissimo, perfetto. Ora, plank laterale, anche qui. L'importante anche qui è la posizione di partenza, il posizionamento. Mi appoggio sulla spalla, braccio così tutto lungo, una gamba sopra l'altra. Da qui sono pronto a sollevarmi, ok? Dunque, da qui spingo verso l'alto. Bene, cerchiamo di mantenere la posizione. L'importante durante questo esercizio è che nella posizione di partenza portate la mano vicino al bacino e andate su, questo, ok? Cioè questo è l'esercizio, su e portate il braccio lungo il corpo. Da qui, quando siete confident, vedete, fate questo, portate sul braccio. Questo vi darà più equilibrio, ok? Bravissimi. Quando siete confident, bene appoggiati. Poggiati bene il braccio al pavimento, ok, bravissimi. Ok, poi vi aiutate e tornate giù. Adesso io mi sposto così per essere sempre front camera. Voi potete girarvi sotto sopra, ok, o rimanere, siete davanti allo specchio, che è sempre utile praticamente. Ricordatevi anche i pugili, quando saltano la corda o fanno i movimenti, cercano di farli davanti allo specchio, in modo che vedono e magari potete correggervi la posizione. Benissimo così. Allora, da qui vi aiutate da questa posizione, quando siete bene con le braccia, da qui su, ok, e portate il braccio qui sopra,
Una volta che siete posizionati, potete alzarlo, andate qui, bravissimi, su, braccio bello dritto, questo vi dà equilibrio, se lo spostate in avanti, vedete, cercate, invece più dritto lo tenete e più ci sarà questa, ok, perfetto, vado giù, mi aiuto, ottimo. Ora, da qui cominciamo i crunch, che andremo a lavorare, possiamo dire, sull'addominale, gli addominali, faremo lavorare crunch e sarà una crunch bike, cioè andremo a ridurre questa distanza, cioè rimanete sempre dritte fino all'ultimo, poi partenza è questa e andiamo a fare questo, ok? Tiro sulla gamba, poi allora la gamba che tiro verso di me serve per non andare in rotolamento, vado così e cerco di ridurre questa distanza. Per farlo devo usare il gran dorsale, soprattutto spingo e chiudo, questo, spingo e chiudo, vado a chiudere così, spingo bene in avanti e chiudo, spingo e chiudo, perfetto, benissimo, bravi, esercizio molto importante, ok, bravissimi. Da qui noi andiamo a lavorare con molti muscoli, ok? Questo è importante, porto di nuovo in questa posizione. Quindi l'importante è dar chiudere e non tanto tirare il ginocchio, ma spingere con il gran dorsale. Spingo così, ok? Ecco. Questo, una volta che sto facendo questo, spingo bene avanti, tiro a me, ok? E vado a fare questo, ok? Qui stiamo lavorando bene, spingo in avanti, la parte come questo serve per non rotolare, ricordatevelo, ok? Perfetto, benissimo. Ora, crunch con le gambe abbassate, ci mettiamo in questa posizione. Ok, la partenza, portiamo le braccia ben distese indietro e continuiamo la serie di crunch. I crunch sono sempre addominali, ok? Retto addominale, parte dal pelvico, arriva allo sterno. Questa è la parte che andiamo a allenare adesso con questo esercizio. Dunque, gambe piegate, braccia ben distese indietro, vado su, ok? Questo è già crunch. Portate i polsi alle ginocchia. Questo, vedete? Sto già allenando gli addominali. L'obiettivo è fare questo. Butto fuori tutta l'aria in questa posizione. Controllo il rientro inspirando, ok? Poi butto fuori tutto. Inspiro, espiro, svalicando. Inspiro, espiro. Ok, così. Allora, andare in estensione, cioè tornare giù. Ok, prendete così, ci recuperiamo nel modo migliore. Quando andate a chiudere, buttate fuori l'aria, cioè aiutate il diaframma a buttare fuori tutta l'aria dai polmoni. Quando tornate giù, controllate il movimento, inspirate sempre con le braccia ben distese e tornate su e buttate fuori tutto. Ok, dunque, anche qui, inspiro, fuori tutto. Poi da qui cerco di fare l'obiettivo, butto fuori tutto in questa posizione, torno controllando, inspiro bene e butto fuori, inspiro bene e butto fuori, inspiro e butto fuori, inspiro e butto fuori, ok? Perfetto, benissimo. Ora, prossimo esercizio. Allora, la routine è divisa in due cicli. Il primo ciclo, adesso finiamo adesso facendo questo esercizio che è l'heel touch. Poi avremo un minuto di recupero, lo dedicheremo a appunto recupero e a reidratarci. Ok? Dunque, heel touch, non portiamo troppo i talloni attaccati ai glutei. Ok? E devo fare questo. Ok? Touch. Touch. Mi raccomando, inspirate da un lato, espirate dall'altro.
bravissimi. Questo esercizio, alzate le spalle, ok, e andate a toccare i talloni, benissimo, benissimo, così, così, bravi, 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 su, perfetto. Ora abbiamo un minuto, come vedete, dal timer di recupero. Hi Michael, ciao Michael, grande, ok, ok. Ora ci idratiamo, bravissimi, e siamo pronti tra 35 secondi, secondo ciclo. Allora, che riprenderemo da questa posizione, ok, da qui andremo a lavorare sempre sul crunch, ok? Questa volta le gambe saranno alzate in questa posizione, ok? Bravi. Pronti, pronti. Recuperiamo, recuperiamo. Rest, ok? Pronti, andiamo sulle gambe e andiamo a fare crunch, questo. Così siamo scarichi di schiena, ok? Perché tutti gli esercizi sono scarichi di schiena. Però se qualcuno ha sentito con le gambe giù che la schiena lavora un po' troppo, con le gambe alzate, vedete, sempre così, butto fuori, non avrò questo problema. L'obiettivo qui sarà andare a chiudere quando siete confidenti, così. Vado giù, inspiro, butto fuori e torno giù. Ok, perfetto. Ora, rest, recuperiamo, recuperiamo. Ok, benissimo così. Bene, 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 recuperiamo, recuperiamo, andiamo a recuperare in questo modo il più possibile, tenendo le gambe belle dritte, le braccia distese, e poi ripartiamo, ok? Dunque, gambe alzate, braccia ben distese, e devo fare questo, ok? Questo è già crunch, come dicevamo, polsi dalle ginocchia, ok? Perfetto, così. Così, poi l'obiettivo è qui, inspiro, espiro, inspiro, espiro, e l'obiettivo qui sarà di andare a chiudere così e controllo rientro, così e controllo rientro, benissimo, così e controllo rientro, perfetto, benissimo. Ora butterfly, da qui giù, butterfly, butterfly è l'esercizio che raggruppa, diciamo, chiama, arruola tutti i muscoli che abbiamo scaldato fino adesso. Dunque, siamo pronti. Da qui larghiamo le braccia, non portarle sopra la testa e le spalle. Andiamo, tocchiamo e spingo. Tocco e spingo. Così. Perfetto. Così. Touch e spingo. Touch e spingo, così, benissimo, benissimo, spingo, touch e spingo. Questo esercizio, tenendo su bene le spalle, vedete, cioè lo faccio regolare, deve essere proprio sinuoso, come il battito reale di una farfalla, butterfly, perfetto. Ora lo farò vedere anche in front, perché da qui riuscite a vedere e riuscirete a vedermi in viso, perché vuol dire che alzo bene le spalle, che è il segreto un po' di questo esercizio. La butterfly è un esercizio che paga molto in termini sia di dispendio calorico, ma soprattutto andiamo ad arruolare tanti muscoli, ok? E tonifichiamo così. Tocco, spingo in avanti. Tocco, spingo. Tocco. Vedete, quando vado in estensione riuscite da vedermi in viso questo? Perché tengo su le spalle quando vanno a toccare, così, touch, bene, touch, ok, touch, ok, così, così, perfetto, perfetto, touch, bravissimi, touch, ok, bene. Ora, Russian Twist, Russian Twist è un esercizio dove avremo un solo punto di contatto al terreno, e qui
è l'importante, l'isometria a questo punto. Ok, sempre. Ciao a tutti, bravissimi. Ora, da qui, adesso lascia il twist, avremo un unico punto di contatto. Dunque, mi aiuto un po' con le mani, vedete così. Poi lo vedete anche in sezione. Porto le braccia sopra le ginocchia. Ok, così. E sposto, sposto, sposto. Ok, perfetto, perfetto, così. Da qui, diventando dinamico, posso andare giù. Ok, vado in torsione con il busto, testa dritta e tocco, mano destra, poi metto a destra e mano sinistra, poi metto a sinistra. Ok, questo è il primo step del Russian Twist. Bene, adesso lo vediamo in sezione, allungo un po' le gambe così, perché adesso gli esercizi si stanno facendo sentire. Bravissimi, bravi, bravi, così, così. Ok, ok, ora. Per Russian Twist, adesso andiamo a vedere anche l'obiettivo che abbiamo, ci siamo prefissati. Dunque, da qui su, praticamente così, abbiamo detto braccia sopra le ginocchia, poi provo da statico, passo al dinamico, vado giù, mano destra, tocco a destra, mano sinistra, vado giù a sinistra, ok? Andando in torsione con il busto, mantenendo la testa dritta. L'obiettivo è quello di portare ginocchio un po' più avanti, indietro con le spalle, e mano destra toccherò a destra, mano sinistra toccherò a sinistra, sempre con il busto dritto. Ok, perfetto, testa dritta, il busto va in torsione. Bene, ora climb. Grande esercizio il climb. Il climb personalmente non lo uso per alzare il cardio, cioè per andare ad aumentare e spingere con le gambe, ma per far sentire il peso e creare forza sulle braccia e elasticità sulle gambe, perché questo sarà l'esercizio. Ok, dunque, partenza un plank, braccia estese, ricordate, e spingo in avanti, questo. Cerco di spingere in avanti le ginocchia su questa linea immaginaria all'interno delle braccia. Ok, perfetto così. Perfetto, perfetto. Bene, 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 benissimo, bene, 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 bene così, bene così, bene, bene, bravi, ottimo. Allora, di climb ne faremo 3 round, ok? Dunque, nel primo portiamo in una linea immaginaria le ginocchia in mezzo alle gambe, nel secondo sempre a partenza un plank a braccia distese, andremo in torsione col bacino e porteremo le ginocchia verso l'esterno e in avanti. Ok, dunque adesso lo facciamo assieme. Da qui vado su, torsione del bacino verso l'esterno, così, ok, e porto il ginocchio nella linea esterna al gomito, così. Spingo in avanti, esterno, e spingo in avanti, così, ok? Vado e torno, vado, ok? E torno alla posizione iniziale. Spingo verso l'esterno, così, così, ok? Perfetto. Ottimo. Nel terzo round andrò a fare dalla stessa posizione l'esatto opposto, cioè andrò in torsione verso l'interno e cercherò di diminuire la distanza tra ginocchio destro e gomito sinistro e viceversa. Ok, dunque questo sarà l'esercizio del terzo round. Pronti? Plank sempre di partenza, e qui vado verso l'interno, cioè vedete, ginocchio destro spingo verso il gomito sinistro, ginocchio sinistro e il gomito spinge verso il gomito destro. Ok, dunque torsione e spingi in avanti, torsione e spingi in avanti, torsione e spingo. Questo è l'esercizio. Bravi, bravi, così, così. Perfetto, ottimo lavoro, ottimo lavoro, bravissimo. Adesso plank, crab,
ci muoviamo come i granchi, cioè muoveremo la posizione di partenza, sempre un plank a braccia distese, ok? E ci sposteremo stesso braccio, stessa gamba, ok? Dunque, da questa posizione porterò verso il centro, poi sposterò a sinistra e segue con l'altra. Stesso braccio, stessa gamba. Come i granchi, questo crab, plank, crab. Allora, ci spostiamo in questa posizione, così, così, perfetto. Spostiamo, ok, e ci siamo, così, perfetto, bravissimi, bravissimi, così. Bene, 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 bene. Ora, nel prossimo round, vedremo, sempre partendo da un plank, andremo su, ok, in torsione, prima da un plank classico, solo che terremo le braccia una davanti all'altra e andremo su lateralmente, torniamo giù e poi in estensione completa. Dunque, questo è l'esercizio, è plank, mi porto su così, rotazione e su, rotazione, cioè vado a provare la stabilità. Poi l'obiettivo è questo, totale rotazione, vado su, ruoto, spingo il braccio in estensione e lo seguo così, ok? Vado su, seguo il braccio in estensione, bene, e torno nella posizione iniziale, bene, così, così, ottimo lavoro, ottimo lavoro. Oggi il sole non vuole proprio uscire. Piegamenti sulle braccia, mi raccomando, non con le braccia aperte, partiamo lungo il corpo, apriamo 5 cm e cominciamo. Io ne farò 3 round da 15, devo migliorare sicuramente l'esecuzione. Voi fate quello che riuscite a fare, è sempre un ottimo esercizio. Pronti? Andiamo, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Perfetto, perfetto, benissimo, benissimo, benissimo. Allora, l'importante nell'esecuzione è che se ne fate 3 tutte e 3 le serie. Domani potete fare 4, 3, 3. Poi 4, 4, 3. Cioè, aumentate di 1 ad ogni round quando vi sentite confident con il movimento, ok? Benissimo, benissimo, questo è importante, bravi, 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 ok, pronti per il secondo round, bene così, pronti e andiamo, giù, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Perfetto, benissimo, benissimo, benissimo. Bene, 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 ottimo. Allora, abbiamo fatto il secondo round. Adesso, questo sempre, cerchiamo di andare a fare il terzo round nel modo corretto. Ok, a seconda di quanto siete confident. Bene, bene, bene. Ognuno prende la propria abitudine. Perfetto, benissimo. Pronti? Manteniamoci sempre un po' in movimento. Ok, pronti? Andiamo. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Perfetto, benissimo. Bene, 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 bene. Ora andiamo a lavorare sulla spinta isometrica. Bravissimi, bravissimi. Spinta isometrica, bravi. Spinta isometrica, grande esercizio anche qui. Isometria vuol dire rimanere
fermi e nella posizione corretta. Dunque, per essere proprio dritti, bene, ok, bisogna partire dalle ginocchia, arriviamo all'altezza del bacino, ok, e spingiamo verso giù, petto in fuori, ok, e questo. L'obiettivo sarà nel tempo di far passare un foglio di carta sotto i glutei. Dunque, piano piano ci riusciremo. Ok, tiro le gambe un po' verso di me, sono le spalle che vanno giù. Ok, così. Ok, perfetto. Benissimo, petto in fuori. Respirate. Bravissime, bravissime. Così. Perfetto. Shakeriamo le braccia, ora lo farò vedere anche front. Così, shakeriamo le braccia, così, ottimo lavoro, ottimo lavoro, shakeriamo, ok. E questo esercizio, bene petto in fuori, respirate, alzate un po' la testa in modo da aiutare la respirazione, da renderla più possibile, ok, spontanea. Da qui andiamo, altezza del bacino, da qui giù le spalle. Ok, sembra la testa che esce, ma sono le spalle che vanno giù, così, così. Bravissimi, bravi, petto in fuori. Respiriamo durante tutto l'esercizio. Tenete la testa un po' alta, per favorire la respirazione. Ok, sul mento, bravissimi. Respiriamo, respiriamo, petto in fuori. Perfetto, shakeriamo, shakeriamo le braccia. Ora andiamo con, adesso faremo un plank inverso, dunque andiamo a lavorare sempre a far sentire il peso del corpo, per quello shakeriamo bene le braccia per scaricarle, e andremo 45 gradi le braccia, glutei contratti, e andiamo su. Qui sono interessati tutti i muscoli del treno posteriore. Ok, così vi controllate. Dunque, se andate giù, glutei contratti e tornate su, tenete la testa indietro, perché primo vi aiuta nella respirazione, secondo vi dà quella sensazione di essere, ok, nella posizione corretta. Poi vi guardate e nel caso vi correggete, sempre glutei contratti, ok. Perfetto, shakeriamo, shakeriamo bene così. Bravi, bravi, così, ottimo lavoro, shakeriamo le braccia in modo da defaticare, bravissimi. Ciao Luca, riesco e poi vi saluto tutti, grandi, grandi, benissimo, bene, 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 bene. Allora, braccia 45 gradi, in modo che sostengano il peso, glutei contratti. Andiamo su, poi ci controlliamo, sempre ricordate, se andate giù, glutei contratti e su, testa indietro, così respiriamo in modo regolare, bravissime, bravissime, ci controlliamo, concentrati sui talloni, ok, bravissimi, bravissimi così, concentrati sui talloni, bravi, bravi, e giù, perfetto. Ora ci mettiamo ben distesi, recuperiamo una decina di secondi, abbiamo aumentato l'intensità e andiamo a concludere la nostra routine del venerdì mattina, pure energy, con el touch, ok? Dunque, qui andiamo, non portate i talloni troppo vicini ai glutei e ci spostiamo, andiamo a toccare i talloni alternativamente, inspirando da un lato, espirando dall'altro. Comunque, trovate anche questo video sul canale YouTube Alessio Breda, Aero Alessio. Andate sul canale, cliccate su iscriviti, cliccate su campanella così sarete sempre aggiornati, quadratino con la freccia in su e condividetelo con i vostri amici, così ci alleniamo assieme, ok? E se il video vi è piaciuto mettete un bel like, così YouTube aiuta a farlo vedere. Grandissimi, bravi, bravi, bravi. Perfetto, allenamento completato. Nostra signorina del Tabata, abbiamo concluso l'allenamento. Ora ci
reidratiamo, va benissimo l'acqua, se avete i sali ok, perché cominciamo a sudare, stiamo andando verso la primavera, ecco, e dunque abbiamo bisogno di reidratarci. Ora andremo a fare una mini routine per glutei, questa fascia qui, abduttori e adduttori, in modo da avere le gambe belle toniche, ok? Il primo esercizio sono gli affondi non si fanno mai in avanti, ascoltate il consiglio, perché non sapete quanto andate a caricare sull'articolazione del ginocchio. Allora, gli affondi si fanno indietro, si va giù, ok? Adesso io tocco per farvi vedere l'angolatura degli arti, ma restiamo un centimetro. Spingiamo sul tallone, con la gamba di rientro arriviamo qui col ginocchio e contiamo uno. Dunque ne faremo due round da 5, conto io. Pronti? Andiamo. Giù e uno, giù e due, giù e tre, giù e quattro, giù e cinque. Perfetto. Ora io mi giro, però voi basta che cambiate gamba e ci siamo. Andiamo al secondo round. Giù e uno, giù e due, giù e tre, giù e quattro, giù e cinque. Perfetto. Se vogliamo caricare un po' di più, metatarso sopra la sedia, la seduta al divano, però teniamoci da qualche parte, andiamo a fare questo, vedete? Con questo esercizio abbiamo molta più escursione e abbiamo il peso diretto. Qui facciamo lavorare il gluteo opposto, logicamente, che si chiama affondo bulgaro. Se volete fare un altro esercizio, sempre per i glutei, andiamo a fare questo. Si può fare anche un risveglio muscolare, distesi, gambe piegate, braccia lungo il corpo, glutei contratti, andiamo su, buttiamo fuori tutta l'aria, contiamo uno e torniamo giù. Due round da 5, ok? Perfetto. Pronti? 1, 2, 3, 4, 5, perfetto. Ora le gambe la perde circa 30 gradi, aprite a 3-5 cm e andiamo col secondo round, sempre 5, 1, 2, sentite come lavora diversamente, 4, 5, perfetto, ottimo. Adesso questi erano due esercizi, il primo aveva una variante e questo. Ora andiamo a far lavorare l'abduttore, muscolo esterno. Questo non serve a nulla, bisogna andare a 30 gradi e cominciare a far lavorare l'abduttore, muscolo esterno tra quadricipite e bicipite femorale. Ora, come avete visto prima, tenere sotto i 30 gradi non serve a nulla, anche se vedete di tutto per televisione, YouTube, eccetera, plastica, praticamente elastici, non serve a nulla. Da questa posizione bisogna farne 50, 36, 37, 38, 39, 40, gamba dritta e piede a martello, così, così, 44, 45, 6, 47, 48, 49 e 50, la massima estensione, torno giù e comincio a far lavorare l'adduttore, questa volta muscolo interno della gamba, tra quadricipite e bicipite femorale. Qui comincio a lavorare bene, anche con questa escursione, vedete, non serve portarlo su, estremizzare, eccetera, o mettere pesi, no, così va benissimo, lo stiamo facendo lavorare bene. Qui dovremo farne 80, ok? 35, 36, 38, 39, 40, su, 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 35, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, gamba dritta e piede a martello, bene così, così, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79 e 80, perfetto, benissimo. Ora ci giriamo, vado a lei. Ciao Mario, benissimo, buon giro in bici, grande, ciao Guglielmo, grandissimo. Grandissimo Guglielmo, ok, allora, bravo, bravo Mario, in bici è sempre alla grande, ho visto che ti stai impegnando alla grandissima. Allora, diciamo, questo abbiamo detto non serve a nulla, bisogna andare su e spingere dai 30 gradi in su, così, su, spingiamo e su, ok, allora da questa posizione riusciamo a far lavorare bene l'abduttore, e dobbiamo farne
50. Ecco che tenendo questa posizione, facendo lavorare appunto da questo tipo di angolazione, andremo a avere il massimo risultato. 8, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, gamba dritta e piede a martello, così, così, perfetto, 45, 46, 7, 48, 49 e 50, massima estensione, vado giù e comincio a far lavorare anche adesso l'adduttore. L'adduttore è un muscolo che, vedete, con questa escursione lavora benissimo, non avete problemi. Ok, qui dovremmo farne 80, ottimo. Questo è un muscolo anche qui molto lungo, coinvolge tutta la gamba, dobbiamo praticamente farlo lavorare in questa posizione. Bene, bene, così, così. Ricordate, dobbiamo farne 80, però con questa escursione si riesce benissimo. 45, 47, 48, 49, 50, 51. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 60. Gamba dritta, così, vedete? Piede a martello, su, 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 77, 78, 79, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 80. Perfetto, bene. Ora abbiamo concluso anche la nostra mini routine dopo aver fatto la nostra routine Pure Energy di esercizi a corpo libero ma ad alta intensità. Poi abbiamo fatto questa routine per glutei, abduttori e adduttori e adesso la parte più importante, un minuto, andiamo a fare tre esercizi, ok? Cioè tre round di un unico esercizio, primo 10 secondi, il secondo faremo da 15 e il terzo da 20. Piedi larghezza delle spalle, braccia in avanti, vado giù, mi siedo sui polpacci, testa in mezzo alle braccia, su. Ok, dovremmo tenere 10 secondi, 6, 7, 8, 9 e 10. Giù le braccia, sulla testa, mani sulle ginocchia e ritorno nella posizione corretta. Ora, passato qualche secondo, ci riprendiamo, piedi larghezza delle spalle, punti a 45 gradi, braccia in avanti, vado giù, testa in mezzo alle braccia, alzo, 15 secondi. Ok, dobbiamo tenere così, bravissimi. 17, 18, 19, 10, 11, 12, 13, 14, 15. La meccanica, giù le braccia, sulla testa, mani sulle ginocchia e torniamo nella posizione eretta. Bene. Terzo round, che andremo così a completare lo stretching per tenere lontani gli infortuni. Piedi larghezza delle spalle, braccia in avanti. Giù, mi siedo sui polpacci, testa in mezzo alle braccia, bravissimi, dobbiamo tenere 20 secondi, ok? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Giù le braccia, sulla testa, mani sulle ginocchia, bravissimi. E anche questo abbiamo concluso la nostra routine, bravissimi. Ora, augurandovi un buon fine settimana, pieni di energia, vi dico andate sul canale YouTube Alessio Breda, Iron Alessio, cliccate su iscriviti, cliccate sulla campanella e sarete sempre aggiornati su tutto quello che vado a caricare, condividetelo, c'è il quadratino con la freccetta su, condividetelo con gli amici che ci alleniamo assieme e se vi è piaciuto il video cliccate sul mi piace, ok? Ciao a tutti e buon fine settimana. Ciao, 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 ciao.